Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino, siamo qui con l'unboxing di Panasonic telecamera in 4K. Come facilmente visibile abbiamo un primo box di accessori e poi abbiamo appunto l'accesso al vano interno per quanto riguarda la telecamera. Procediamo adesso all'estrazione dei singoli componenti e vi popoliamo l'immagine come nostra abitudine. Troviamo i cavi di ricarica, come facilmente visibile, alimentazione, spallaccio e cavi, tra cui il cavettino USB 3, alimentazione, supporto microfono, pacco batteria. All'interno della confezione c'è la telecamera vera e propria, gli accessori sono tutti questi, come facilmente visibile. Procediamo adesso alla rimozione, facciamo un attimo di spazio, così vi facciamo vedere anche la telecamera in sé e per sé. Telecamera che risulta protetta e in un sacchettino e facilmente maneggiabile. Detto questo, l'unboxing termina così: a ruota, galleria fotografica, dopodiché recensione. Per il momento non c'è altro, diciamo, da mostrarvi. Questa, appunto, questo è il nuovo gingillino, appunto, 4K targato Panasonic. Come facilmente visibile, troviamo comandi posti nella parte superiore, facilità di accesso, supporto laterale per quanto riguarda appunto l'impugnatura, un paio di ingressi audio, a differenza della media che generalmente inseriscono le connessioni XLR in questa posizione. Su questa 1000 targata Panasonic ne troviamo uno qui e uno qui. Abbiamo poi anche una buona sensibilità appunto per quanto riguarda i pulsanti, una buona capacità, diciamo, di rispondere. Per quanto riguarda il fianco, troviamo tre ghiere nella parte frontale, appunto, per dovrebbero essere anche a scorrimento infinito. Sì, non sento fine corsa, quindi buona cosa. Trovate gli HD filter utilizzabili appunto nella parte frontale, vi ricorda 20x optical zoom, focus, la possibilità di avere appunto l'assistente per il focus, tasti utilizzabili dall'utente in modo completamente autonomo e poi la possibilità appunto di gestire i controlli audio. Guardate, con ottima facilità. Detto questo, non c'è altro da mostrarvi. Un paio di spazi XC per quanto riguarda appunto la capacità di bordo. Ora non c'è altro da mostrarvi, vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci su formobiles.info e tutti i vari canali social che abbiamo attivato per voi. Per il momento grazie dell'attenzione, a ruota, come si diceva, galleria fotografica, dopodiché la mettiamo in funzione, la verifichiamo per voi. Un saluto, a presto, da Giuseppe Ragazzino.